E ragazzi, andiamo alla prima tomba segreta di Assassin's Creed Revelezio. Questa cosa è molto interessante. Da qua abbiamo accesso a un rifugio, una libreria, non ho ben capito. Qua non ci sono oggetti con cui poter interagire. Bellissimo, ragazzi. Non ha la grafica di Mirage, ma ha sicuramente la grafica migliore di Black Flag e Unity Syndicate. Prigione di Vlad, l'imperatore cerca sulla mappa. Minchia, zio, dall'altra parte. Qua c'è Piris Reis. Qua c'è il covo con il ricordo, quindi a questo punto usciamo. E andiamo da questa tomba. Dato che ho sbloccato tutte le gallerie, a questo punto ne usufruisco. Ippodromo, Gran Bazar. Beh, cazzo è quella a sinistra, oh. Era la prima, Arcadio. Che si mette in A al posto della A. Mettetecela una O. Anzi, due O. Le navi di Galata offrono i saldi del sultano. Va bene, allora dobbiamo andare a cercare appunto questo punto. Detta così è bruttissima. In questo gioco, con questo filtro palesemente arancio rosso, come lo chiamo io. Interagiamo. Questo tipo di missioni, ragazzi, non l'ho mai fatte, quindi è la prima volta proprio con voi. Neanche quando la portai per PS4 feci un casino lì, praticamente solo storia principale e un paio di cagate secondarie, ma veramente poco conto. Creepy. Minchia. God of War. Colpete livello. No. 7 minuti. No. Che poi dobbiamo pure sicuramente raccattare qualche scrigno che non raccoglieremo perché ci porta via un botto di tempo. E già qua incontriamo la prima difficoltà, ovvero salire. Ok. Già perso tempo. Però che bello che mi riprendono le colonne sonore di Assassin's Creed 1. Io devo guardare il side screen perché raga, nel monitor non vedo nulla, tutto buio. Ok, qua è palese la zipline. Adesso bisogna correre però, eh. Cioè, tra tutti gli obiettivi, il tempo. Cioè, tu mi fai un boccotto se per sbaglio lo completo. Che poi non sapendo dove andare è ancora più difficile, giustamente. Ok, me la dovrò rigiocare da solo, capito? Farlo prima era troppo difficile. Che poi per ora è veramente una cagata. Poi dopo toccherà vederla completata.
cosa incontreremo davanti a noi. Guardate, preferivo il non subire danni, a dir la verità. Vabbè. Lo sapevo! Sapevo, raga. Lo sapevo. Ma quando rimasterizzate un gioco e rivedete le meccaniche, cazzo, che poi io cerco, l'avevo anche premuto. Ok, salto della fede. E qui ci siamo. Abbiamo perso un botto di tempo, ragazzi. Cioè, tipo, non dovrei più incepparmi. Impossibile. Già fatto. Io vorrei tanto sapere cosa troviamo alla fine, perché l'armatura di Altair, ok, armatura di brutto pure, però qualcosa ti dà alla fine? Se sapete, scrivetelo nei commenti, perché io sto cercando delle answers. Qua potevo anche andare dritto. Ok, dove vado? Non vedo una ceppa. Nulla, non vedo. Là. Meno male c'ho i colori un po' scalati, perché altrimenti, raga, non vedrei veramente nulla. Poi c'ho anche tipo il sole alla mia sinistra. Il sole quello vero. Rende ancora più complicata la faccenda. È tutto molto bello, ma... Ma sei una testa di cazzo, sei! Sei una testa di cazzo! Mai l'ho fatto laterale, però! Cioè, ti mettono questi obiettivi di merda? Poi magari fai una missione principale... Tutti i ricordi secondari, eh? Perché poi le missioni principali... Uccidi il bersaglio con la lama celata, cosa più facile della storia. Missioni secondarie, che se si chiamano missioni secondarie, un motivo ci sarà. Obiettivi impossibili. Ma mi do butta? Che devo fare? Ok. Adesso. Do cazzo vado? Aiuto. Da là ci sono arrivato. Ok. ...21 metri in alto, vabbè, ripeto, ormai è andata. Ok. Non me lo fallire, bravo. Oh! Oh, attenzione! Attenzione!
non puoi farmi il countdown adesso, non puoi. Torna in città! 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 Sì! Sì! Non ci voglio credere, ce l'ho fatta in 7 minuti! Vabbè, assurdo! Tipo 2 secondi dal termine! Mi ha fatto sbloccare malissimo! Mi ha fatto sbloccare malissimo! Era più semplice del solito rispetto a quello che ho incontrato ad Assassin's Creed Brotherhood. Questo effettivamente era molto più semplice. Allora ragazzi, abbiamo recuperato la spada, così mi dicono.